Una giornata storica per Cerignola. A 60 anni dalla morte di Giuseppe Di Vittorio, la città ricorda il suo più celebre concittadino e le restituisce lo storico murale Giuseppe Di Vittorio e la condizione del Mezzogiorno, opera realizzata dagli artisti Ettore De Concilis e Rocco Falciano, dismessa da 30 anni e recuperata e restaurata su iniziativa del comune di Cerignola con i fondi della Regione Puglia. Alla cerimonia era presente anche il segretario nazionale della CGIL, Susanna Camusso, che ha rimarcato come la figura storica di Di Vittorio e il suo insegnamento siano quanto mai attuali. Basta pensare a cosa vuol dire lavoro in agricoltura, cosa vuol dire contrastare i caporali, cosa vuol dire dignità del lavoro, rimane che cosa vuol dire come accesso alla cultura, come da un lato diritto all'alfabetizzazione, dall'altro al rapporto tra cultura e emancipazione, possibilità di accedere, rimane il messaggio sull'unità del lavoro, rimane la storia di una parte della storia del nostro paese, penso alla liberazione, al contributo che venne dato, alla costruzione del sindacato come primo atto nell'Italia, nella parte d'Italia che era liberata, ancora l'articolo 1 della Costituzione, i padri costituenti, e credo che Vuoi potrei aprire la continuare finestra? lungamente Si chiede perché Giuseppe Di gentilmente Vittorio è alle parte della persone storia del nostro presenti. paese. Un'occasione per parlare con la Camusso della riforma delle pensioni che sta animando il dibattito nazionale e per capire a che punto è la trattativa con il governo. Ah, direi Non lo molto so, la lontano, mi stessa pare Ilva. che, come Grazie. dire, ciò che abbiamo definito è la possibilità di provare a vedere se ci sono le condizioni di cambiare il meccanismo rispetto all'aspettativa di vita e di individuare quali sono lavori diversi che non consentono un infinito prolungamento del tempo di lavoro e dell'età di lavoro. Ancora tutto da fare.